E siamo adesso arrivati alla Java Collections Framework. Di nuovo, questo è qualcosa che avete già visto. L'avete già visto perché io mi sono ascoltato le lezioni dell'anno precedente registrate, quindi so che l'avete già visto. Però comunque proviamo a riguardarlo insieme. Allora, innanzitutto, che cos'è la Java Collections Framework? Beh, iniziamo a entrare nei dettagli delle varie parole. Allora, Java lo sappiamo. Collection. Beh, per collection in questo contesto noi intendiamo un oggetto che rappresenta un gruppo di oggetti. Quindi un concetto estremamente vago, volutamente vago, è stato reso vago da professionisti, quindi è stato reso vago veramente bene, veramente vago. E il più generico possibile, io ho un oggetto che rappresenta un altro gruppo di oggetti. Framework, ma allora per framework si intende in qualche modo una architettura che mi permette di rappresentare e manipolare qualcosa. Quindi la collection framework sarà un framework, un'architettura che mi permette di rappresentare e manipolare collection. Le collection di nuovo sono in qualche modo trattate in modo indipendente dai loro dettagli e ci rendiamo conto che quello che abbiamo fatto qualche minuto fa con il concetto di abstract data type e Java collection framework sono profondamente legati. Vedremo che la collection framework rappresenta e include al suo interno una serie di cose che possono essere definite abstract data type e altri che lo possono essere un po' meno, però sicuramente i due concetti vanno considerati insieme. Ripeto, tutto il discorso sugli abstract data type probabilmente è una delle ragioni che ha spinto alla creazione dei linguaggi a oggetti e a classi. Praticamente questo è un pochettino della sabbia che si trova su una qualsiasi spiaggia. Allora, un po' di storia. Prima del JDK 1.2, ma di fatto esistevano vettori e hash table. Poi avete visto, non credo che abbiate visto le hash table, infatti le rivedremo. I vettori dovreste averli visti. L'obiettivo di chi sviluppava questi oggetti era cercare di mantenere la compatibilità con la standard template library del C++. E diciamo i tool, diciamo quelli che facevano la parte da leone in questo universo erano la Collections, Doug Lea's Collection, che era questo oggetto fatto da questo programmatore che si chiama Doug Lea, e la Object Space Generic Collection Library. A un certo punto il momento di significativo di rottura avviene con la JDK 1.2, perché Sun decide di abbandonare la compatibilità con la STL del C++. E viene creata quella che è la Java Collection Framework, in gran parte grazie al lavoro di Joshua Block, che è questo omino, quell'omino che vedete, che fra l'altro adesso lavora a tempo pieno da Google, come gran parte delle persone che hanno fatto qualcosa di significativo in informatica. Un altro momento significativo in questa storia è quando con Java 5 vengono introdotti i generics, che voi dovreste conoscere in Java. E questo mi permette di tirare fuori una nuova pulita, sicura, diciamo, in cui riesco ad avere molti meno problemi della definizione di quella che è l'interfaccia per le collection. E a questo punto tutta una serie di strutture dati come alberi, liste linkate, stack, hash table, vengono implementate come collection, gli array no, però va bene. E anche i vettori vengono in qualche modo reimplementati in modo da entrare a far parte delle collection. Il termine che si usa è retrofitted. Se vi interessa sapere cosa è andato a fare Doug Lea, si è messo a sviluppare una versione delle collection che funziona in ambito concorrente, quando io ho
più processi o più elementi che si mettono a lavorare sugli stessi dati. Allora, quelli che sono gli elementi fondamentali della Java Collection Framework sono sicuramente l'infrastruttura, possiamo dire le interfacce. Allora, le interfacce sono quello che è più simile a un ADT. Poi abbiamo una serie di implementazioni di queste interfacce che vengono chiamate General Purpose Implementation, che sono delle implementazioni che vengono fornite di queste interfacce. Abbiamo una serie di algoritmi. Gli algoritmi sono dei metodi statici che lavorano sulle collection. Quindi abbiamo un qualche cosa che ci permette di operare in modo efficiente sulle collection grazie al fatto che le collection sono definite in modo estremamente generale. E quindi ci permettono di fare delle operazioni come ad esempio ordinare degli oggetti di tipo collection. E poi abbiamo un'altra serie di implementazioni, di realizzazioni, che vabbè, possono essere chiamate legacy implementation, sono qualcosa che mi serve per in qualche modo mantenere una sorta di compatibilità con quello che esisteva in passato. Abbiamo delle mini implementazioni che funzionano soltanto in alcuni ambiti molto molto ristretti, ma magari sono più efficienti. E poi abbiamo delle implementazioni che vengono chiamate wrapper implementation, che in qualche modo ci permettono di prendere un'implementazione, inscatolarla aggiungendogli qualche altra funzionalità. L'idea del wrapper è un'idea estremamente potente nei linguaggi di programmazione e mi permette di prendere una funzione e proseguire come se io stessi costruendo una cipolla partendo dall'interno. Quindi io prima costruisco alcune funzionalità e poi costruisco uno strato che utilizza queste funzionalità aggiungendo magari qualche controllo o aggiungendone magari qualcuna e così via. Di nuovo, questi sono concetti che è, se volete, strano spiegare a voi che arrivate conoscendo un linguaggio a oggetti, perché sono considerazioni e concetti che probabilmente sono stati fatti molti anni fa e che hanno poi lentamente portato alla creazione dei linguaggi oggetti. E un altro elemento importante che noi possiamo trovare all'interno della Java Collection Framework sono quelle che vengono chiamate le abstract implementation, che sono delle specie di scheletri vuoti che mi permettono facilmente, mettiamo fra virgolette il facilmente, di costruire delle implementazioni custom, delle implementazioni personali. In qualche modo mi aiutano in questo processo. Arriviamo effettivamente a quella che è l'infrastruttura. Allora, alla radice di tutto abbiamo l'oggetto collection. Figli dell'oggetto collection abbiamo set, list e queue. Allora, alcuni dei figli dell'oggetto collection permettono di avere duplicati, altri no. Alcuni dei figli dell'oggetto collection permettono di avere, sono intrinsecamente ordinati, altri no. Tutti dettagli, se volete. Quindi abbiamo in alto collection, che è questo oggetto che rappresenta un insieme di oggetti, che poi può essere declinato in una serie di, man mano aumentando le specificazioni, in tre principali famiglie di oggetti. L'insieme a sua volta può essere un insieme ordinato. Insieme, parallelo a questo, diciamo ai figli di collection, abbiamo i figli di map. Map e sorted map. Allora, le mappe sono estremamente importanti, in qualche modo vengono considerate parte della collection framework, anche se map non discende e non è legata come relazioni di parentela Java, diciamo, con l'oggetto collection. Però vengono comunque di fatto considerate parte integrante della Java collection framework.
Allora, come ho detto prima, la collection rappresenta un gruppo di oggetti, un minimo di nomenclatura. Gli oggetti della collection vengono chiamati elementi. Guardando il diagramma ad albero, tipico albero degli informatici con la radice in alto, mio figlio non ci voleva credere che noi disegniamo gli alberi con la radice in alto e le foglie in basso, l'interfaccia della collection è il minimo comune denominatore di quello che viene implementato da tutte le collection. E fondamentalmente è usato quando io voglio passare un qualcosa di tipo collection da una parte o dall'altra, da una funzione all'altra, ma non voglio stare a specificare che cos'è, e mi serve per manipolare un oggetto cercando il massimo grado di generalità che io posso avere all'interno della Java Collection Framework. È stato fatto un grande sforzo nel fare in modo che tutte le volte che io posso passare un oggetto di tipo collection e non ho bisogno di specificare meglio che cosa, qual è l'oggetto che sto passando, io possa usare l'oggetto di tipo collection. Anche se, se volete, da un punto di vista pratico sembra avere poco senso, però se è possibile, se io riesco in qualche modo a dire che la mia funzione non ha bisogno di un certo tipo di collection, ma posso passargli una collection, allora ho fatto in modo che possa passargli una collection. La cosa fondamentale di collection è che estende iterable. Iterable che voi dovreste conoscere perfettamente, e però mettiamogli un rapido richiamo. Un iteratore è un qualche cosa che mi permette di attraversare un insieme di elementi. E le operazioni che io voglio fare tipicamente sono modificarli, stamparli o cancellarli. Quando io ho una collection, siccome collection estende iteratore, io sono in grado in qualche modo di enumerare, di scorrermi gli elementi all'interno della collection. Il concetto di collection è estremamente importante, il linguaggio della prima generazione C fondamentalmente non lo supportano, i linguaggi più moderni assolutamente lo supportano, ad esempio C++, PHP, Python, Ruby, Go, tutti questi linguaggi hanno in qualche modo un concetto di iteratore, perché è quello che io voglio fare più spesso. E l'interfaccia in Java dell'iteratore è un qualcosa che mi dice has next, quindi ha il prossimo, next passa al prossimo, e notate che next mi restituisce un oggetto di tipo E, e remove che mi permette di rimuovere l'oggetto corrente. Dovete pensare all'iteratore come a un ragnetto che si posa dentro la vostra struttura dati e che salta da un elemento al successivo. Allora, as next è se può fare il salto successivo, next è fai il salto successivo e restituiscimi l'oggetto, e remove è in qualche modo cancella l'oggetto su cui il ragnetto si trova. Quindi questo ragnetto salta e può cancellare qual è l'oggetto su cui si trova. Remove è opzionale, perché non tutti gli insiemi di oggetti possono al loro interno prevedere una funzione di remove. Talvolta io non posso rimuovere gli elementi, posso semplicemente scorrere. Allora, passo indietro e iniziamo a guardare quelle che sono le interfacce fondamentali delle figlie, in qualche modo, che stanno sotto collection. Allora abbiamo la lista, le code e i set. Allora le liste le possiamo vedere come una versione migliorata del concetto di array, ed è quello di cui inizieremo a occuparci. Le code e le code prioritarie sono delle strutture in cui
l'ordine di arrivo è importante nelle code. Code, almeno in informatica, l'ordine di arrivo è importante. Quindi io posso, ad esempio, dire che il primo elemento che estraggo dalla coda è il primo arrivato, che è quello che dovrebbe succedere al supermercato. Oppure io posso dire che il primo elemento che estraggo dalla mia coda è l'ultimo arrivato. Ad esempio, se io sto impilando una serie di carte e poi ne estraggo una, estraggo l'ultima che ho messo. Però, di nuovo, l'ordine è importante. Oppure posso dire che l'ordine in realtà non conta nulla, ma all'interno della coda gli oggetti hanno una loro priorità. Quindi, esempio che si fa solitamente in questi casi, il pronto soccorso. Non importa chi arriva prima, importa chi sanguina di più. Viene servito il paziente più grave, indipendentemente dall'ordine di arrivo. In ogni caso, le code sono delle strutture che al loro interno hanno una qualche forma di ordine. Poi abbiamo gli insiemi. La caratteristica fondamentale degli insiemi è che un insieme non può contenere oggetti duplicati. Figlio degli insiemi abbiamo gli insiemi ordinati, in cui chiaramente gli elementi sono ordinati, mentre negli insiemi normali sono così come li ho buttati. Per quanto riguarda le mappe, le mappe sono degli oggetti che rappresentano il collegamento fra una chiave e un valore. L'esempio più comune di mappa è, ad esempio, l'elenco telefonico no, perché in realtà posso avere tanti Giovanni Rossi, un qualche elenco in cui io ho una chiave associata a un valore o dei dati e non posso avere chiavi duplicate. La mappa non estende iterable. Questa è la ragione fondamentale per cui non è figlia direttamente di collection. Ma tutto sommato io posso riuscire a uscire dalla finestra e fare il giro intorno al palazzo e comunque avere in qualche modo un iteratore di una mappa passando attraverso la funzione che è chiamata entrySet. Quindi io posso trasformare una mappa in un set e poi da questo set riesco a chiamare l'iteratore. Quindi, ripeto, le mappe non sono figlie di collection, ma nonostante questo sono considerate parte integrante della collection framework. E qui vediamo un albero genealogico un pochino più dettagliato di una parte della Java Collection Framework. Capostipite, come abbiamo detto, è collection. Figli della collection abbiamo set, queue e list. Notate che la freccia dritta, la freccia continua, sta a significare estende, mentre la freccia tratteggiata sta a significare implementa. Alcuni di questi rettangoli, di questi blocchetti, vengono chiamati, vedete la parola interfaccia. Vuol dire che non è possibile istanziare un oggetto di quel tipo, perché io lì ho la definizione di quelle che sono i metodi, ma non ho l'implementazione dei metodi. Quindi io posso implementare qualcosa che implementa, io posso istanziare qualcosa che implementa un'interfaccia. Di nuovo, ritorniamo a quello che abbiamo visto un po' di tempo fa e al concetto di abstract data type. Possiamo dire che le interfacce sono gli abstract data type, rappresentano abbastanza da vicino degli ADT. Man mano che scendo nella gerarchia, la A diventa sempre un po' più piccola, è sempre un po' meno abstract, ma è sempre abstract. Per cui è sempre qualcosa in cui io non sto dettagliando, sto dando delle informazioni più o meno ad alto livello su quello che fanno e quali sono gli algoritmi che vengono implementati.
quindi prendiamo ad esempio le liste e vediamo che l'interfaccia lista può essere implementata attraverso il vettore, la ArrayList e la LinkedList. Non ci occuperemo della parte vettore, perché come vi ho detto, vettore è qualcosa che è stato riattaccato alla Java Collection Library, Java Collection Framework, successivamente. È un qualcosa che è stata fatta rientrare nel Collection Framework, ma originariamente esisteva, diciamo, prima. Quindi quello che noi guarderemo fondamentalmente sono le array list e le linked list. Allora, proviamo a entrare leggermente più nello specifico di quella che è l'interfaccia della collection, quindi il mattoncino che sta più in alto di tutti. Allora, le operazioni di base della collection, come avevamo visto, che un oggetto che mi rappresenta un insieme di altri oggetti, sono fondamentalmente quanti oggetti ho dentro, se è vuoto, se contiene oppure no un oggetto, lo inserisco un oggetto, tolgo un oggetto e ho un iteratore all'interno di questo insieme di elementi, dove inserisco e tolgo sono opzionali. Che senso abbia avere una collection in cui entrambi mancano, sia add sia remove mancano, non lo so, però comunque sono considerate opzionali. Quelli realmente importanti sono gli altri. Notate l'uso dei generics, quindi una collection di oggetti, di elementi di tipo E, che ha reso possibile scrivere il codice in questo modo pulito, diciamo, che fra l'altro permette una serie di controlli nel momento della compilazione, che è una caratteristica estremamente importante per un linguaggio di programmazione, è che il compilatore, nel momento in cui esamina il vostro programma, sia in grado di capire il più possibile se avete commesso degli errori. Poi abbiamo un po' di operazioni che vengono solitamente chiamate bulk operations, che sono operazioni tutte opzionali, chiaramente. È una domanda? No, speravo, hai mosso la mano, scusa. Le bulk operations, che sono delle operazioni che in qualche modo lavorano su gruppi di oggetti insieme, quindi ci si può aspettare che in qualche modo siano ottimizzate e che funzionino meglio su grosse moli, grosse quantità di oggetti. Sono tutte opzionali, come ho detto. Allora, contains all, se un gruppo di oggetti è incluso all'interno di una collection, add all li aggiungo tutti, notate l'uso dei wildcard, quindi io dico un qualsiasi cosa che, ad esempio nel caso della add all, quello significa un qualsiasi cosa che aggiunga, che estenda o implementi E. Quindi punto interrogativo, extends E significa una classe che estende o implementa E. Mentre io mi posso chiedere se qualsiasi tipo di presa una collection di un qualsiasi tipo di elementi, io mi posso chiedere se è contenuta nella mia collection attuale. Notate come si sia veramente fatto il possibile per rimanere generici. Allora, io ho una collection di elementi di tipo E, diciamo ho una collection di persone, e mi posso chiedere se una qualsiasi altra collection di qualsiasi tipo, non sto chiedendo che siano persone, sia contenuta oppure no. Quindi io ho un'altra collection ed è una collection di Susine e mi chiedo se è contenuta nella mia collection di persone. La risposta sarà no, però è sinteticamente corretto chiedersela. Per aggiungere, invece, io posso aggiungere un qualsiasi cosa purché sia derivato da E. Quindi lì ho la necessità che l'elemento che sto aggiungendo in qualche modo sia figlio di E, implementi E. Stesso discorso per remove all o retain all o clear, eccetera.
E poi abbiamo delle operazioni che permettono in qualche modo di trasformare una collection in un array. Tutte queste informazioni, quando voi parlate di collection, la fonte di tutte le informazioni è il sito dell'Oracle, che dovreste abituarvi a consultare tutte le volte che avete bisogno di utilizzare una collection. Ho fatto la l'URL breve su TinyCC, Java Help, che è esattamente uguale a quell'altra. Non so quanto duri perché non ho idea, non ho letto le specifiche di TinyCC, però la URL sopra è la URL ufficiale. Per cui mi raccomando, abituatevi a fare riferimento alla documentazione di Oracle tutte le volte che dovete usare una collection o vi viene in mente o vi chiedete se una cosa funzioni in un modo piuttosto che in un altro.